In questa nuova puntata del podcast vi voglio parlare di Stigmate, opera di Lorenzo Mattotti del 1999 e scritta a quattro mani con l'autore Claudio Piersanti, che ne ha curato i testi. Stigmate è una storia cruda, oscura, violenta, a tratti veramente difficile da digerire, che narra della caduta del protagonista e della sua rinascita. Una parabola tormentata che ha inizio quando il protagonista si ritrova con le stigmate a segnargli le mani. Non c'è modo di poterle curare. L'uomo perde il lavoro, entra in un circo, tenta di guadagnare soldi facendo il santone, ma tutto ciò gli si ritorcerà contro. La risalita viene descritta da una poesia o preghiera ed accompagnata da un trip visivo difficile da decifrare. Non è un fumetto bello perché fa troppo male leggerlo. Mi spiego meglio. È un ottimo fumetto, è una ottima storia, ma è proprio la parola bello che non riesco ad accostare a una graphic novel o comunque un fumetto così crudo e violento. Dopo un turbinio di emozioni negative che dimostrano la grandissima forza dell'opera, la rinascita del protagonista avviene in un modo che purtroppo non sono riuscito a comprendere appieno. È difficile per me riuscire a cogliere tutte le sfumature del testo e dei disegni che accompagnano questo momento cruciale del racconto. Mi sono sentito come spesso mi capita durante le letture dei fumetti Bonelli, specialmente in Dylan Dog. Cioè, letture dove un incipit è veramente accattivante e viene seguito poi dal momento decisivo, dal momento clou, dal turning point, che a un certo punto però viene reso in modo sbrigativo, senza troppe spiegazioni e con una abbondante illogicità, come se mancassero le pagine per poter far capire al lettore veramente ciò che sta accadendo. Nel caso di Stigmate non definirei questo punto del racconto sbrigativo, ma lo definirei però molto ermetico. Stigmate è un'opera interamente in bianco e nero, disegnata dalla penna maledetta di Mattotti, che riempie il foglio di linee che sembrano fatte a caso da un nevrotico, ma che alla fine inspiegabilmente formano qualcosa di sensato. Io adoro Mattotti come illustratore, quindi sono di parte. Ma vi consiglio di dare un'occhiata al tratto utilizzato in quest'opera prima di lasciarvi andare ad un recupero forsennato. Mattotti ha cambiato spesso il suo stile e quindi se non vi piacerà lo stile di Stigmate non lo accantonate per sempre, perché in realtà ci sono tante altre opere dove il disegno è completamente diverso. L'incontro fra Mattotti e Piersanti è descritto da quest'ultimo in un'intervista che mi piace leggere. Qualche anno fa, a Parigi, sono entrato in una libreria italiana e ho acquistato delle serigrafie di Mattotti, che mi piacevano molto. Non lo conoscevo personalmente, anche se a Bologna avevamo vissuto per anni nello stesso quartiere. Nella stessa libreria di Parigi, Mattotti aveva comprato il mio libro di racconti. Me lo disse il libraio leggendo il mio nome nella carta di credito. Una di quelle serigrafie, la serie si chiamava Nocturne, è diventata la copertina di un mio libro. Così ci siamo incontrati e abbiamo scoperto di essere due girovaghi, entrambi figli di militari, senza una vera città d'origine. Prima di incontrare Lorenzo, non avevo mai scritto sceneggiature, né per fumetti né per film. Stigmate, all'origine, era un brevissimo appunto per un racconto mai scritto. Insieme a Lorenzo è diventato questa storia visionaria che, evidentemente, per nascere davvero aveva bisogno dei suoi disegni. In fondo, anche se noi due non siamo poveri, abbiamo qualcosa in comune con questo personaggio ingombrante e senza nome. Siamo apolidi, poco inclini ad associarci in riviste o in tendenze culturali e cerchiamo di essere gentili, ma non siamo molto mondani. I pettegoli, in Italia, dicono che ci unisce il nostro cattivo carattere. Insomma, è un aneddoto che mi piaceva raccontarvi. Ormai siamo giunti alla conclusione di questo podcast, vi devo dire che la mia edizione è un ottimo cartonato di 200 pagine in lingua inglese della Fantagraphics Books. In Italia però è edito da Einaudi, ma credo che il volume non sia di facile reperibilità. Fatemi sapere voi cosa avete letto di questo grande autore e cosa ne pensate di Stigmate. Scrivetemi preferibilmente su Instagram, su Fumetti Rino Nair, e alla prossima puntata.